Il nostro corrispondente Stefano Salimbeni, che senz'altro ci può testimoniare che Columbus Day non è soltanto focalizzato su New York, giusto? Innanzitutto benvenuto Stefano. Salve a tutti e buon Columbus Day a tutti, perché in realtà Columbus Day è domani, ma qui negli Stati Uniti, 12 ottobre, ma qui negli Stati Uniti lo festeggiano il lunedì più vicino, un po' per comodità, come fanno con altre feste federali di questo tipo. Stavi dicendo, è una festa nazionale. E il settore pubblico è tutto fermo, però i privati possono scegliere se lavorare o meno. Molti scelgono di fare festa, gli italiani senz'altro, ma anche molti americani, perché è l'ultimo weekend in cui prima del lungo inverno possono farsi, insomma, un bel fine settimana lungo. Qui a Boston, come in altre città, il Columbus Day è sentito da italiani e non. Chicago, Filadelfia, San Francisco, come hai detto tu, ancora molto sentito, ma Boston in particolare c'è una popolazione italiana abbastanza non solo numerosa ma attiva. Infatti l'altro ieri è stata una grande festa per tutti. Senti, ci sono ogni volta in occasione del Columbus Day delle novità, degli accadimenti che rendono il Columbus Day molto particolare. Quest'anno tra l'altro coincide anche il nostro 150esimo di unità nazionale, stiamo vedendo delle immagini della parata, quindi forse è una delle espressioni più visive e anche più curiose del Columbus Day, quella della parata, Stefano. Sì, come si vede nelle immagini, infatti, ci sono bande musicali, gruppi militari, patrioti che fanno reenactment, come lo chiamano qui, cioè che rievocano la rivoluzione americana, l'indipendenza, e poi chiaramente gli italiani, perché insomma è un po' come San Patrizio per gli irlandesi, è stata fatta nostra da noi italiani, perché Colombo era italiano e tutti si sentono un po' italiani in questo weekend. Ma come ripeto, è la festa un po' di tutti, tutti escono allo scoperto, questa volta poi con questo tempo meraviglioso che abbiamo avuto qui a Boston e a New York e in tutta la costa est, insomma c'è stata una partecipazione fortissima. Poi come vediamo anche in queste immagini, questi sono i rappresentanti della comunità italiana che, devo dire, visto che stanno passando proprio queste immagini ora, da 13 anni qui a Boston ha spinto, 13 anni fa ottenne il riconoscimento di ottobre come mese della cultura italiana per legge statale, e ancora oggi questo succede, quindi a ottobre, in concomitanza appunto col giorno di Colombo, si concentrano tante attività dell'associazionismo, eventi di tutti i tipi, e gli altri stati hanno preso un po' esempio da questo. Altri stati qui della zona, e stati con una percentuale di italiani alta come qua, che è 1 su 6 italiani o italoamericani, hanno seguito questo esempio. Adesso si sta tentando di fare questo Heritage Month, il mese del patrimonio culturale, così si chiama, a livello addirittura nazionale. Ne abbiamo parlato e ne parleremo e seguiremo anche questo qui a Italia Chiama Italia, però io so che mentre tutti festeggiavano Stefano Salimbeni ha lavorato, hai preparato credo un contributo per il Columbus Day, e quindi non so che cosa ci puoi anticipare o addirittura farcelo vedere. Ho lavorato, sono stato anche a messa, dico la verità, perché faceva parte del lavoro, perché c'è stata una messa speciale. No, mica un diritto. Celebrata, no, prima è stata una messa speciale celebrata dal cardinale O'Malley e con la partecipazione del console generale a fine messa, una messa assolutamente gremita, tutta in italiano perfetto. Il cardinale, che è un personaggio comunque anche un po' controverso, perché quando era arcivescovo fu uno degli autori della chiusura di tante parrocchie, anche italiane, in un periodo insomma in cui ci fu polemica dopo lo scandalo, e alcune di queste parrocchie sono ancora in una situazione, diciamo, in un limbo legale. Ma a parte questo, ieri era una giornata non per le polemiche ma di festa. Il cardinale appunto ha fatto una messa in italiano con una partecipazione straordinaria di pubblico, e poi appena finita la messa è cominciata, ecco, vediamo qui il console generale Giuseppe Pastorelli, che alla fine ha salutato la comunità ringraziando il cardinale, che dicevo, e a fine messa è iniziata la parata, quindi il sacro e il profano come sempre. E alla parata le varie anime di questa festa, quindi gli italiani, gli italoamericani, e gli americani che festeggiano la scoperta della loro terra, Stefano, e si fanno anche un bel weekend lungo. Facciamo Io ho cercato di trovare
alcuni di un po' di tutto, diciamo, un po' allora, di voci miste. E adesso, Stefano, facciamo così, ce le ascoltiamo, ce le guardiamo, vediamo. Intanto ti saluto e grazie per il tuo contributo, Stefano. Grazie a voi. Oggi siamo tutti qui, dice il 5 volte sindaco di Boston Thomas Menino. Il Padre Eterno ci ha regalato questo giorno d'estate fuori stagione, dunque non ci sono scuse per non uscire a celebrare la nostra cultura italiana. È un giorno perfetto per la parata e il North End è un luogo perfetto per farla, gli fa eco Pasquale Capogreco, leader storico della comunità di East Boston, quartiere adiacente che un anno sì e un anno no ospita a sua volta il Columbus Day. Oggi ci godiamo il North End e l'anno prossimo vi aspettiamo tutti da noi. Noi combattiamo gli inglesi, scherza questo signore vestito da patriota della guerra di indipendenza. Gli italiani invece sono amici, aggiunge il suo commilitone. Io, conclude, in Italia ho addirittura preso moglie. Questa cravatta me l'ha regalata mia madre e tutti gli anni la indosso al Columbus Day, dice Kevin Kaira, vicepresidente nazionale dei Sons of Italy, la più antica delle associazioni italo-americane. È bello vedere tanti giovani ansiosi di marciare con noi ed è solo appassionando i giovani a questi eventi, conclude, che si riuscirà a mantenere vive le tradizioni. Italia, numero uno. Oh, forza Azzurri. Va bene, questo era il clima di Boston, ma adesso andiamo a vedere che cosa è successo alla parata.